In questo video vedrete le 7 meraviglie del mondo. Seguitemi su Instagram e Facebook. Iscrivetevi al mio canale per vedere altri video e attivate la campanella delle notifiche. E se questo vi è piaciuto, lasciatemi un like. Numero 7. Taj Mahal. Il Taj Mahal si trova ad Agra, nell'India settentrionale. È un enorme complesso di mausolei commissionato nel 1632 dall'imperatore Shah Jahan per ospitare i resti della sua morta moglie Mumtaz Mahal. L'edificio è stato dichiarato nel 1983 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO e inserito nel 2007 fra le nuove 7 meraviglie del mondo. Numero 6. Machu Picchu. Machu Picchu significa vecchia montagna nella lingua nativa del Perù ed è stata costruita come città-fortezza per l'aristocrazia di Cuzco, la capitale dell'impero Inca. Questa città è stata scoperta solo nel XX secolo, 400 anni dopo la sua caduta. Fa parte dei patrimoni dell'umanità stilati dall'UNESCO, eletto nel 2007 come una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Numero 5. Petra. Petra è un sito archeologico della Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale di Amman, in un bacino tra le montagne a est di Wadi Arabi, la grande valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba del Mar Rosso. Petra è stata dichiarata una delle cosiddette 7 meraviglie del mondo moderno. Numero 4. Chichen Itza. È il più grande e importante sito archeologico della civiltà Maya precolombiana e è situato a nord della penisola dello Yucatán, in Messico. Questo sito Maya, in Messico, è stato fondato nel VI secolo a.C., presumibilmente dai popoli Maya della penisola dello Yucatán, che stanziavano nella regione. È stato inserito nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Numero 3. Il Cristo Redentore. Il Cristo Redentore è una statua in stile Art Deco, rappresentante Gesù Cristo, collocata sulla cima della montagna Corcovado ed è alta 38 metri, di cui 8 fanno parte del basamento. La statua, fatta di calcestruzzo e pietra saponaria, è costruita fra il 1922 e il 1931. È un simbolo della città e del Brasile. Inserita nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Numero 2. Il Colosseo. L'edificio forma un'elisse di 527 metri di perimetro, con assi che misurano 187,5 e 156,5 metri. L'arena all'interno misura 86 x 54 metri, con una superficie di 3.357 metri quadri. L'altezza attuale raggiunge i 48,5 metri, ma originariamente arrivava a 52 metri. Inserito nel 1980 nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, assieme a tutto il centro storico di Roma, le zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia e la Basilica di San Paolo fuori le mura. Nel 2007 il complesso unico monumento europeo è stato anche inserito fra le nuove 7 meraviglie del mondo. E per concludere, al primo posto troviamo la Grande Muraglia Cinese. La muraglia si estende tra le montagne del nord della Cina, avvolge il suo territorio a nord e nord-ovest di Pechino. La muraglia è costruita in muratura, rocce e terra battuta. Il suo spessore varia da circa 4,5 metri a 9 metri e raggiunge i 7,5 metri di altezza. È stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1987 è inserita nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno. Seguitemi su Instagram e Facebook. Iscrivetevi al mio canale per vedere altri video e attivate la campanella delle notifiche. E se questo vi è piaciuto, lasciatemi un like.